Presidente Lucio Fusaro, Allianz Power Volley decide di promuovere questa iniziativa di solidarietà ospitando la squadra albanese a Milano, la pallavolo che sa andare oltre il campo, la pallavolo che sa trasmettere valori importanti quali la solidarietà e l'attenzione a chi è più in difficoltà. È questo il senso del progetto Power Volley? Beh, non è solo un progetto Power Volley, l'abbiamo condiviso con la Fondazione Umanamente, con la quale dalla prima giornata in casa che abbiamo fatto all'Allianz Cloud siamo riusciti a portare lì le persone che hanno necessità di aiuto perché portatrici di disagio sia mentale che sociale e quindi abbiamo cominciato a portare dei ragazzi che sono con disagi mentali, hanno fatto una partita prima della nostra partita e poi ci sono state altre giornate in cui abbiamo portato un sitting volley, sport del quale io avevo solo sentito parlare ma che è fantastico, cioè sono ragazzi con disabilità nelle gambe ed è un gioco che si fa da seduti e quindi possono farlo tutti. Poi abbiamo portato ieri una cosa che addirittura toccante, meravigliosa, è stata un ballerino ma che però era sulla sedia a rotelle, che hanno fatto uno spettacolo all'interno. Ecco, tutto questo serve per dare visibilità a queste organizzazioni che assistono questi ragazzi e stiamo cercando di fare in modo che la visibilità gli venga prima delle nostre partite, quindi prima che la nostra partita cominci ci sono questi spettacoli offerti da questi ragazzi. Ecco, questo è un po' il senso che volevo dare all'inizio quando siamo arrivati a Milano, è il senso di cercare di essere utili alla comunità con quel poco che possiamo fare e noi lo stiamo facendo. Si incastona quindi in questo senso l'iniziativa di ospitare le due partite di Challenge Cup con la squadra albanese presso il centro pavese? Beh, io sono friulano e quindi ho vissuto, seppur da lontano, il terremoto del 76 che colpì il Friuli con un migliaio di morti. È evidente che questa cosa mi aveva toccato perché mi ricordo che facevo l'università, sono partito con una squadra di miei compagni, ci hanno associato, ci hanno aggregato a un gruppo di alpini e cercavamo di tirare fuori non i cadaveri, ma cercare di salvare il salvabile, questo è stato quello che abbiamo potuto fare. È evidente che quando queste cose si ripetono, come è successo in Italia diverse volte e adesso in questo momento in Albania, e noi come Power Volley avremmo dovuto ospitare queste persone e andare a giocare da loro in una palestra che ormai non c'è più, a questo punto ne abbiamo pensato di offrire loro la possibilità di venire qua, fare andata e ritorno, abbiamo avuto l'autorizzazione dalla Federazione Internazionale che ha permesso che questi ragazzi potessero venire a giocare da noi e noi li ospiteremo d'accordo con la Federazione al centro pavesi, giocheremo lì e faremo in modo che tutto l'incasso che noi avremo lo gireremo a loro disposizione.